Professor Cacciari, allora domani il Premier Conte insieme a Di Maio, Zingaretti, Speranza saranno in Umbria, per la verità il Presidente del Consiglio c'è stato già oggi e saranno sullo stesso palco per sostenere il loro candidato. Può funzionare secondo lei o è troppo tardi? Ha ragione Salvini quando oggi in campagna elettorale lì ha detto che hanno la vittoria in tasca, che sarà una grande vittoria per la Lega? Ma per quanto riguarda la vittoria, forse ci sarebbero state delle possibilità per il centro-sinistra e per il PD e 5 Stelle con il voto disgiunto, ma contando sostanzialmente i voti di lista penso che sia difficile, però è un test molto importante. È un test molto importante. Quindi ha ragione chi pensa, come per esempio la Lega di Salvini, e non solo lui, a considerarlo un test nazionale? Sarà così, indubitabilmente, a seconda del risultato. Se l'intesa 5 Stelle PD dovesse perdere, ma avere un risultato positivo, insomma, cioè non arretrare troppo. Vabbè, tutto sarebbe rimandato alle scadenze elettorali del prossimo anno, in particolare al voto regionale in Emilia-Romagna, ma se la sconfitta fosse dura, netta, ci saranno sicuramente conseguenze anche per l'intesa tra i due, ma è inevitabile che sia così, anche per il governo, ma è inevitabile che sia così, perché è stata caricata così. Se i 5 Stelle e il Partito Democratico si fossero presentati dicendo vabbè, questo è persa, in Umbria dopo le vicende che ci sono state, la partita è perduta, amici, saluti e ci vediamo ad altri appuntamenti, preparati come si deve, ma in fretta e furia, così. E loro si presentano insieme, vanno sul palco insieme e se si prendono una botta se la prendono, non c'è niente da fare, non possono nasconderla a questo punto.